prendere un'azione, rifletti con calma, datti il tempo. Perché vedi, un piccolo errore all'inizio può diventare una catastrofe nel tempo. Per cui datti il tempo, rifletti bene. Ma una volta che sei partito, una volta che hai scelto, una volta che hai deciso la strada da percorrere, non ti fermare. Vai avanti, vai fino in fondo. Perché vedi, questa coerenza, sia nella fase iniziale, riflettere, domandarsi, cercare di capire, chiedere alle persone, studiare, trovare una visione chiara e coerente, ascoltarsi molto nel profondo, è fondamentale. Ma una volta scelto, allo stesso tempo è fondamentale, dandosi il tempo di realizzare quello che abbiamo scelto di realizzare, far crescere quella parte dentro di noi di consapevolezza della nostra capacità di farcela, di arrivare fino in fondo, di portare a termine quelli che sono davvero i nostri obiettivi. Per cui datti tempo in tutte le fasi, affinché in te cresca quella solidità, quella fermezza, quella calma, quella convinzione, quella quiete, che ci aiuta anche a essere presenti, ad avere una buona memoria, una buona attenzione, una buona concentrazione, che nel tempo ci aiuta a realizzare sempre più quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri progetti. Per cui, ecco, quello che vorrei suggerirti ora è di tenere a mente questi due principi, quello di darti il tempo prima di decidere che cosa fare e poi, una volta deciso che cosa fare, di farlo fino in fondo. Perché vedi, se riuscirai a mettere insieme queste cose, molto probabilmente diventerai sempre più esperto, sia nel processo decisionale, quindi nel capire che cosa devo scegliere nelle diverse situazioni della vita, e sia nella tua capacità di realizzare poi veramente, effettivamente, quelli che sono i tuoi obiettivi. Per cui tieni a mente questi due concetti, queste due visioni, datti il tempo di scegliere, possibilmente anche un tempo limitato, ecco, quindi perché a volte se no procrastiniamo troppo nelle scelte che dobbiamo fare, però datti quel tempo giusto per fare la tua scelta e una volta che l'hai fatta realizzala, non ti fermare, perché vedi, quello che costruirai dentro di te davvero sarà autostima, sarà fiducia, sarà resilienza, sarà capacità di conquistare le più alte vette interne, le più alte vette dentro di te, e di superare davvero quei limiti interiori che troppo spesso ci avvingono, ci chiudono, ci impediscono di realizzare quello che davvero vogliamo nella vita. Per cui cerca di fare questo, cerca di focalizzarti, darti il tempo, decido e poi concludi. Arriva alla meta.